aprire voi, senza dottori, senza infermieri. Vergognatevi! Il sindaco della Calabria, senza dottori, senza infermieri, ha assunto infermieri e dottori da Cuba. Noi, i nostri figli, i nostri nipoti, li facciamo andare via dall'Italia. E rimaniamo senza dottori, senza infermieri. Abbiamo sede proprio lì, nella lama. Abbiamo la sede, facciamo la riunione. Ok, fantastico. Settembre siamo qui dinanzi al palazzo di presidenza della regione Puglia. Ascoltati, ascoltati, ti prego, ascoltati questa delegazione che ci vuole. E sono Tino Ferrulli, presidente del comitato cittadino pro ambiente del comune di Modugno. Oggi siamo qui, è la prima manifestazione per contrastare un insediamento dell'inceneritore della società Nuo. Spero che a breve verremo ricevuti dal Presidente della Regione, nella quale ribadiremo semplicemente un no secco a ritirare la determina autorizzativa, perché impianti del genere non possono essere realizzati. Sa benissimo che il suo piano regionale della qualità per quanto riguarda la gestione dei rifiuti non prevede questa tipologia di impianti in tutta la Puglia. Per cui non si comprende questa contraddizione netta, se da una parte vogliamo fare gli ambientalisti e dall'altra parte però facciamo gli ipocriti realizzando questa tipologia di impianti che verrà utilizzata solo forse dalle altre regioni e non sicuramente dalla regione Puglia, che ripeto non ha bisogno di questi impianti, specie che vengono realizzati vicino, nelle immediate vicinanze di abitati o addirittura ospedale San Paolo. Non è più possibile tollerare che avvenga questo. Ormai nella nostra azione, nell'interno del Barese, questa tipologia di impianti, data la criticità accertata dall'ARPA Puglia, non può essere più tollerata dai cittadini. I cittadini non possono essere oggetto di essere calpestati, cioè soggetti di aver calpestato i propri diritti, perché oggi rivendichiamo i nostri diritti costituzionali. Il diritto alla salute, il diritto alla tutela del territorio, sono diritti costituzionali. È importante questo, rivendicare questo e riaffermare questi diritti. Credo che questo rientri nei doveri civici di ogni singolo cittadino ed è quello che stiamo facendo oggi, fuori dalle logiche dei partiti e quant'altro. Noi siamo cittadini, punto e basta. Grazie.